Grande anche orgoglio che presentiamo il nuovo meteorologo della RAI. E quindi facciamo entrare il colonnello Alfio Gerardi. Si accomodi, colonnello. Grazie. Bene arrivato, siamo veramente, veramente lieti di averla qui a Bla Bla Bla. Anche perché, colonnello Gerardi, da domani tutti noi penderemo dalle sue labbra. Beh, insomma, non esageriamo. Io diciamo che ce la metterò tutta nel fare delle previsioni che siano corrette ed attendibili. Colonnello, sembra che quest'anno il caldo arrivi di botto. E ormai con queste stagioni, devo dire, non ci si capisce più niente. Cioè, che intende dire? Beh, non ci sono più le mezze stagioni. Quindi farà caldo? Non è tanto il caldo, quanto l'umidità. Sì, mettiamo un po' più nello specifico. Come mai tutte queste stagioni spostate adesso? Infatti, la verità è che non si sa più come vestirsi, perché ormai si passa direttamente dal cappotto alle mezze maniche. Sei più preciso. È tutta colpa del buco dell'ozono. Insomma, sarà un'estate calda. Farà questa. Molto caldo. E quando fa caldo, cosa c'è di meglio di un bel bicchiere d'acqua fresca? Capito, però... Invece quest'inverno ha fatto molto freddo, ha fatto freddo cani. Ma io non amo i cani, io preferisco i gatti perché sono più indipendenti. Ma che c'entra, scusi? I neri hanno il ritmo nel sangue. Cosa? Che si dice? Ma quanto è bello il fuoco. Starei delle ore a guardarlo. Dove si fermano i camionisti si mangia sempre bene. Gli inglesi sono sporchi, non hanno il bidet. Ma l'avete visto Sanremo quest'anno? Ma dai, le canzoni erano molto meglio quelle dell'anno scorso. Poi tanto si sa che il festival è truccato. E in Svizzera? Se butti un pezzetto di carta per terra, quelli t'arrestano. Come si mangia in Italia? Non si mangia da nessuna parte. No, il calcio ormai è un business, non è più uno sport. Si stava meglio quando si stava peggio. E comunque Pippo Baudo resta sempre un professionista. Grazie, salutiamo il colonnello Alfio Gerardi. Grazie. Posso dire un'ultima cosa? Ah, prego, prego. Sean Connery è molto più bello adesso che da giovane. Se ne vada. Grazie.